Carissimi amici di Iceberg News, buonasera e ribenvenuti in Iceberg News, appunto, qui come al solito con Marino Midena questa sera per una nuova e ricchissima puntata di Iceberg. Però ti devo fare un appunto perché ti sei dimenticato il canone... Il canonico Allegher, è vero, da Paolo Tragnin e Marino Midena. Ok, partiamo subito. Voi direte, il signor Tragnin ha studiato alla voce impostata, invece non è vero perché sono mezzo influenzato, comunque. Eccoci qua. Allora, subito il contatto telefonico, 339-39-9836 per il contatto proprio telefonico, mentre per il contatto telematico info@icebergnews.it, da dove potete desumere chiaramente i nostri contatti, le nostre visibilità e quant'altro. Mentre per quanto riguarda il vostro materiale, che sapete noi riceviamo copiosamente ogni settimana e valutiamo con estrema cura, potete inviarlo a Iceberg News, all'attenzione di Paolo Travagnin, via Ennio Bonifazi 36/5 00167 Roma. E stiamo ricevendo tantissime vostre proposte, video, poesie, una delle novità molto molto interessante che vi proporremo a breve. E, corti, videoclip molto molto interessanti, tra i quali appunto uno freschissimo questa sera, molto interessante, ma questo ve lo svelerà subito immediatamente Marino Midena con il sommario. Eccolo. Eh sì, una, come dicevi tu, una clip molto particolare, Monk, Metafora della follia, Enrico Intra, quindi una musica da sentire, una proposta sperimentazione multimediale. Luciano Berio e tutta la sua scuola. Esatto. Però sono particolarmente contento questa sera perché parleremo soprattutto di un film che è attualmente in sala, Il Lupo, di Stefano Calvagna, e abbiamo un ospite d'eccezione, perché a presentarci Il Lupo avremo Antonella Ponziani, che è una delle protagoniste appunto della pellicola, che come sai racconta la storia di Luciano Liboni, questo criminale che ha messo alla berlina per molti mesi la polizia, riuscendo a sfuggire, e che sicuramente è un personaggio che in qualche modo ha attirato l'attenzione su di sé. Però ne parleremo tra poco con Antonella Ponziani. Adesso dobbiamo ascoltare invece chi? Certo, visto che è giunta l'ora delle nostre parole, ma i parole dei nostri sostenitori culturali, ci vediamo esattamente tra un minutino. Allegher. La più autorevole rivista di cultura e tecnica chitarristica è ogni mese in edicola. Interviste, news, recensioni, prove, corsi e concorsi vi aspettano tra le pagine di chitarre. L'International Music Institute festeggia i suoi 25 anni di attività didattica con grandi promozioni dedicate soprattutto ai telespettatori di Iceberg News. Per informazioni visitate il sito www.imionline.it oppure recatevi nelle sedi di Viale Liegi 5, 0688 45788 oppure di Via Massa San Giuliano 584 a Castelverde, 06 22 61 205. L'International Music Institute è ente accreditato per la formazione dal Ministero dell'Istruzione. Iscriviti ai corsi di arte comica, teatro e cabaret dell'Accademia del Comico di Roma, di Max e Francesco Morini, per ridere, far ridere e vivere meglio. Telefono al 347-12-22-239, www.morinibros.it, Accademia del Comico di Roma. Il Torchio Sardo, tutti i sapori della Sardegna, dal pesce fresco al maialino, dalla ricotta al forno ai formaggi tipici, il tutto accompagnato da vini regionali selezionati, grappe e liquori. Il Torchio Sardo, ristorante e pizzeria, via Rigo d'Avila 8187, telefono 06 78 57140. Il Torchio Sardo è a Roma. Eccoci qui di nuovo in studio ad Iceberg News e stiamo per presentare un film interessantissimo, una proposta interessantissima del nuovo cinema italiano, il film di Stefano Calvagna, Il Lupo, e per parlarne abbiamo un graditissimo ospite che è uno dei protagonisti, Antonella Ponziani. È un film molto interessante che traccia la storia di Luciano Liboni con un cast molto ricco, perché accanto ad Antonella Ponziani abbiamo Enrico Montesano e Massimo Bonetti, quindi mi pare poi Mattioli, tantissime persone. Quindi infatti un se film la fa subito, eccola, è lei, siamo qui con lei. Ma io direi, prima proprio, visto che l'abbiamo presentata così visivamente, prima di partire io farei vedere proprio un trailer del film che abbiamo pronto. Proprio fresco, il trailer, e poi rientriamo in Iceberg.
dovessi farlo io con le mie stesse mani. Aiutaci a prendere. Le 5 sette magno, ma come mi hai richiesto? È pulita. Mi vuoi aiutare, sì? Sì. Ordina l'irruzione, adesso. Eccoci, eccoci, abbiamo visto il trailer del lupo, un minutino per gustare alcune scene, perché noi vi raccomandiamo di andarla a vedere in sala, perché è un film che merita veramente molta azione, intenso, e particolarmente intenso, io devo dire, l'interpretazione che ci regala Antonella Ponziani, perché nel film è la sorella di Luciano Liboni, Sara. Ci vuoi raccontare chi è Sara, come si presenta, che difficoltà hai avuto nell'interpretare questo ruolo? Quando si fa un film su fatti veri è sempre difficile perché, scusate, è sempre difficile interpretare un personaggio che tu sai che è esistito veramente perché hai sempre paura di ferirlo. Però in questo caso, diciamo, io e insieme a Stefano, che veramente la chiave che abbiamo dato è che comunque una sorella ama il proprio fratello, soprattutto poi l'ha cresciuto, era un bambino molto difficile fin da piccolo, anche perché si sa che i bambini si immedesimano, non il papà. E il papà era un po'... sì. Cioè, non era proprio equilibrato e quindi aveva cominciato a perdere colpi col tempo, era sempre più... Infatti il film... Spostato col cervello. E quindi questo bambino veniva detto, il bambino, cioè il figlio del matto, e quindi il bambino era violento. Poi in più era circondato da questa banda e una sorella, quindi insomma, per farla breve... Che poi forse la sorella è l'unico rapporto, l'unico sentimento vero che Liboni aveva, perché poi effettivamente la storia è molto simile a quella vissuta realmente da Liboni. Alla fine la storia vera di Liboni è che la madre era morta di tumore, praticamente questa era l'unica sorella che gli è stata proprio vicino e che comunque la trattava come un figlio, che lo rimproverava, che lo sgridava, che gli diceva torna a una vita normale, però non è riuscita da sola, per cui la chiave che io gli ho dato comunque è l'amore di una sorella che comunque lo rimprovera, però nei suoi occhi c'è l'amore, però sei mio fratello, so perché sei diventato così, perché lei a un certo punto gli dice lo so che tu sei buono, che fondamentalmente sei una persona sensibile, la tua debolezza ti ha fatto diventare cattivo, assassino, certo. Quindi una sorella non può pensare che suo fratello era un bandito assassino fin da quando aveva 5 certo. anni, quindi questa è stata la chiave. Fa uscire il lato umano proprio anche in una situazione così insomma difficile o tragica. Ascolta, ma questo è un film, così, abbiamo sentito, cioè, che fa discutere, ha fatto discutere. Come mai? Perché secondo te? Ma intanto perché comunque ci sono dei morti, c'è un morto che il lupo comunque ha ucciso e quando c'è un morto comunque giustamente l'altra parte si risente. È una cosa, togli la vita a una persona e questa vita è finita così. È come uccidere anche tutte le persone che lo amano. Quindi è una cosa grave.